Alexa, per andare insieme in televisione mi hanno detto che devo sapere parlare bene l'inglese. Chi? Certo, oggi bisogna saper parlare più lingue. Se vuoi ti aiuto io. Ecco, grazie. Allora, cominciamo. Dimmi come si traduce in inglese la parola luce. Vabbè dai, questa la so, è facile. Light. Ora inserisci la parola light in una frase. Sì, oggi mi vado a comprare la Coca-Cola light. Alexa? Alexa, era giusta la frase? Vabbè, fottuti. Ireno, quando c'è che voglio cantare una canzone, non c'è mai, non si trova. Oh, non mi visti. Ora me la canto. Stamattina che paura, si è fermata la vettura, sogno chino di dolore. Non riuscivo più a partire, ho pensato a cosa fare, sono sceso ad ammuttare. Ai 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 ai. Dopo quasi 100 metri è arrivata una discesa, un pensiero sale su. Ga 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 ga. O volante non c'è nulla, ora non si ferma più. Mi misi su da 18 cristiani, un lavino con tutti i banani, la cosa sola tocco i miei pensieri. Prossima volta, la faccia bene. Cazzi, ti cerco per cantare una canzone e fai sempre, sempre quello che non devi fare. Io sono tutto rotto, tu ti batti di sta maniera. Ben d'estate, ti imbaiassi tutto con la pinocchia e banana, vero? Cioè, stai troppo male, i banani, non l'ho a toccare i banani. Che ti piace, no? Io ho il mio frutto preferito. E certo, la va a capire, l'ho vestito io. E poi dico, voglio dire, la vita di coppia ha proprio i suoi pro e i suoi contro. Adesso c'è i pro. Non mi vengono in mente in questo momento i pro. Di contro invece non abbiamo il tempo per parlarne. La verità è che sempre c'era una questione, sempre, per non parlare della gelosia, mamma mia, la malattia della gelosia, che brutta bestia. Ma come ti senti? Perché? No, stamattina dicevi che ti veniva un po' da vomitare. Ah, sì, ho vomitato, però adesso sto meglio. Ah, meno male. Ma me l'immaginavo. Te lo immaginavi? Sì, me l'aspettavo. E come? Stamattina, leggendo il meteo. E che c'entra il meteo? Perché c'era scritto oggi i rovesci. Sì, certo. Che leggi? Guarda, sto leggendo un articolo sulla gelosia interessantissimo. Non hai fatto bene, c'è praticamente questo studioso che sostiene una teoria... Allora, ti prego, chiudi, perché già tu ce l'hai intrinseca la gelosia. Allora, devi smettere di dire incarnata. Questa cosa. No, non è vero, io non sono una fissata con la gelosia. Non sono una fissata... Sei tu che mi dai modo di essere gelosa. Io? Ma sì, cosa sì. Faccio? Il calcetto. Il calcetto? Il calcetto è la scusa più diffusa per voi uomini per riuscire ad andare dall'amante. È così. Ma di che cosa stai parlando? Sì, sì, tu vai a calcetto 3 volte a settimana. Ah. E guarda che panza. Ma che giochi importa. Sì, certo. Tutto sto movimento. Certo. Ma poi tu hai delle manie strane, una volta mi hai chiesto pure la posizione del GPS. Certo, per essere certa che fossi veramente lì a giocare. Però poi mi sono detta, ma che ci vuole a prendere una camera d'albergo lì vicino al campo? La posizione coincide. No, cioè. è malattia, ma allo stato puro. La posizione, mi chiedi, mi controlli la borsa se di asciugamani, gli accappatoi sono bagnati. Certo, per vedere se è veramente giocato, perché poi te la devi fare una doccia, no? Quindi controllo. Però poi ho detto, ma che ci vuole a bagnare le cose e metterle dentro il borsone? No, ma quindi Scusami, secondo te hanno anche tutti io e l'amici mia che giochiamo a calcetto, sai, perché tu fai tutte le telefonate, fai il giro di telefonate a tutte le persone che manco te conosci, ma chi sa qua, perché tu sei tutto è follia pure. Quindi secondo te noi praticamente ci dobbiamo organizzare, ci vediamo, telefoniamo a tutti quelli della squadra, telefoniamo a chi della squadra avversaria e ci diciamo che mi raccomando di dire alle nostre mogli che siamo tutte a calcetto, poi facciamo un giro di telefonate per chiamare tutte le nostre amanti, darci l'appuntamento a calcetto, chi decide una macchina, pigliamo un pulmino, chiamiamo un pulmino. Ci
andiamo a divertire in mezzo alle frasche di San Martino delle Scale, torniamo al calcetto, pigliamo le cose, le bagniamo perché tu le controlli. Ma chi sto io? Chi sei Ciavaglio? Ma come cambia questi contributi per fare tutto ciò vuoi dire? È Ciavaglio, mamma mia! Vedi, il discorso non fa una piega. Non fa una piega? È mungioneato, è chino di pieghe, è misciuto la lavatrice. Ma... Allora, te lo ricordi cosa hai fatto quest'estate? Quando quest'estate eravamo al mare, a un certo punto in spiaggia è passata una ragazza in perizoma, un culo perfetto. E che ho fatto? Che hai fatto? Ma non lo so, ma che ho fatto? L'hai guardato, ti pare normale? L'hai guardato? Che, avere un culo, diciamo, perfetto con perizoma, uno è malattia, uno è... Mi sa davvero, no, perizoma, un accattoca, ma... Ah, stai scherzando. E la brasiliana in topless che cosa hai fatto? L'ho guardata. Certo. No, chiama qua, chiama un medico, chiama un dottore che ti mette un controllare. Un mascolo catalano, brasiliano, i brasiliani, chi di bello non sono troppo belli, non si mangia, basta, non Italia. Perché la verità è che voi uomini siete completamente diversi da noi donne. E su questo non ci sono dubbi, perché voi uomini, vedi, noi donne ragioniamo, razionalizziamo, voi pensate solo con la vostra appendice. L'appendice la... L'appendice. Ah, cioè, tu... Sì, no, io non lo dico, no, le brutte parole non le dico. La chiamo appendice. Appendice. Certo, perché sennò è volgare. Certo. Allora, Gemma, siccome non voglio essere volgare neanch'io, faccio come te, non dico parolacce, ti dico molto morbidamente, non mi rompere l'appendice. Ah. Poi pensai che della salamandra. C'è un test. No. Facciamo il test, no, sì. No, ti prego, no. E guarda, si chiama proprio scopri quanto sei geloso. Dai, no, ti prego, però sulla gelosia non puoi far finire che litighiamo. Già stiamo litigando. Allora facciamo. Il test perché ti aiuta, capito, amore? Perché il test aiuta a conoscere te stesso. Certo, per questo che si chiama test. Eh? Si chiama test perché aiuta a conoscere test. Andiamo alla prima domanda. Sì. Allora, prima domanda. La tua compagna viene invitata a cena da un uomo. Mm. Tu cosa dici? Chi paga? Come chi paga? Certo. Come chi paga? Che vuol certo, dire? Certo, tu stai uscendo con un uomo. Appunto. Noi viviamo sotto lo stesso tetto. Quindi facciamo economia insieme. A me mi preme sapere se tu ci stai spendendo piccioli e chi paga. Se metti capire uno scaffazzo che manco ti paga e non ha questa generosità. Cioè, che la tua donna esce con un altro uomo e il tuo pensiero è chi paga? Assolutamente sì. Comunque ci sono le opzioni. Dai. A. Sì. Opzione A. A. Cosa dici? Se è una cena di lavoro vai pure. B. Tranquilla cara, vai e divertiti. C. Non se ne parla, senza di me non vai da nessuna parte. Di che giorno è questa cena? Che ne so, perché è importante. È importante, giorno della settimana. Vabbè, che so, mercoledì. Mercoledì. Allora B. Vai pure cara, divertiti che io mi piace Champions. Cioè, quindi tu sei disposto a mandarmi a cena con uno sconosciuto oppure di vederti la partita in pace? Amore, il mercoledì, da quando fanno Chi l'ha visto, tu non fai altro che atturrarmi con Chi l'ha visto. Tu ti vedi Chi l'ha visto e a me ha visto Chi l'ha visto un gol da Champions e io mi piace, un atto fitto. Fai schifo. Faccio schifo. Fai schifo. Andiamo all'altra domanda. Seconda domanda. Sì, la tua compagna di solito esce con jeans e scarpe basse. Perfetto. Ma stavolta indossa un vestito e scarpe col tacco. Sì. Tu cosa dici? Allora. Levati i tacchi. Perché mi Ah, perché sei gelosa, amore. Perché i tacchi ci rendono più sexy. Ma quando mai? Tutte voi donne siete convinti che i tacchi vi fanno diventare più belle. I tacchi no, un paio di scarpe basse da tennis, delle ballerine, sono molto, ma molto... I tacchi ci sono chi sei, a cammino non i tacchi che sembrano tante nonne papere, che manco se reggano la gritta, sanno appoggiare in qualche passamano. Ah, lascia perdere. Vai, non sei geloso, fai l'analisi delle calzature. Ci sono le opzioni. Opzioni. Opzione A. Ah. Come sei carina? Quindi tu cosa dici? Ricordati. Sì. Opzione A. Come sei carina? Sì. B. Il tuo amico di stasera è davvero fortunato. C. Cambiati subito. A. Come sei carina? Quindi non pensi nemmeno che esca con un altro. B. Il tuo amico di stasera è davvero fortunato. Ah, quindi non vedi l'ora di buttarmi tra le braccia di un altro? C. Cambiati subito. Tu come vuoi fare il padre padrone che decide come mi devo vestire? Non ti permettere, sai? Di, come mi chiedi rispondere? C'è l'ultima domanda. Giuramelo. Che cosa? Che è l'ultima. È l'ultima. Dimmi. La tua compagna ti ha detto che sarebbe tornata a mezzanotte. Sì. Sono le 3 e lei non è ancora rientrata.
A. La chiami perché sei preoccupato. B. Pensi che sei fermata a conversare amabilmente. C. Sei nervosa e litigherai appena aprirà la porta. Che ore sono? 3 di notte. E due, mera. Che vuol dire? Alle 3 di notte io dormo, Gio. Ma che vuol dire? La tua donna è fuori, alle 3 di notte non è a casa e tu dormi. Amore, pure che tu hai fatto qualche cosa che tu che fu fungi, pensiamo che io e due, mera. Poi romani ne riscorriamo. Ma almeno sogno bello riposato. Ma che vuoi dire? Ma che vuoi dire? Fai schifo. Scusi, ma pure. Sì, Dio, ora arrivano i saldi, mamma mia che traffico, e le mogli si esaltano tutte, si mettono d'accordo tra amiche per uscire, per andare a comprare, per gli orari precisi, quelle occasioni precise, e poi i mariti che vengono trascinati come facchini, come autisti, vieni con me, mi devi accompagnare, aspetta in macchina che ora torno. La moglie entra nel negozio per provare le scarpe, mi hanno trovato mariti qua a barba longa, ore e ore ad aspettare la moglie che deve comprare le scarpe. Entra in quel negozio, entra nell'altro negozio, lì aspettami fuori, le mani, il gel, non entrare, la mascherina, mettiti qua, tu intanto trova posteggio. I mariti che girano, girano e ni girano. Lasciateli in pace, mariti, diteci sole a fare shopping ai mariti. E si via. Oh, poi ce n'è una rossa che si tira a tutti, disgraziati, su, su. Buongiorno, Lella! Io oggi contenta, mi pare, non vero, mi pare. E per forza, Lella, oggi il sole splende, il cielo è blu, il prato è verde. Forza, fai a rima! La rima? Io sono felice. E che a rima chi sta? No? No, da faccio io, il poi... cielo splende, il prato è blu. Ma che c'entra il prato che è blu? No, resiste tu! No, l'hai detto tu! Orissi, io non mi salvo da ricco! Grazie, Lelia! Adesso sono 1000 con la paglia! Io canuscio a Ciccio Cavalla e so voi tu presento! Non è il momento, ho una partita importante e con una schiacciata, Mila, si aggiudica il punto! E io con una peccia, andà a destra, che mi faccio orare 3 secondi! Vado! E chi è, Samunita? Finivo mia figlia, gli attaccavo io! Signora, tranquilla deve stare, che solo la punta ci infilo. Au, ci ho detto di no. Anche mio marito mi diceva così. E ora ci abbiamo 8 figli.